Dopo 2 anni ho il piacere di presentarvi in anteprima la nuova Sony ZV-E10 Mark II, pensata per creare contenuti. Sarà davvero lei la camera perfetta per iniziare e non solo? Prima uscita in bici della stagione 2024 e nel mentre la proviamo e ve la racconto. Iniziamo! Vi dico fin da subito che mi sono divertito tantissimo nel creare la intro. Questo perché è una camera non impegnativa, dovuto dal fatto che sia super compatta e molto leggera, soprattutto se la utilizziamo con la lente kit. La dicitura Mark II indica chiaramente che è la seconda versione. E cosa è cambiato? Tutto. Eccomi in modalità vlog. Sì, questa camera è stata pensata anche per questo tipo di utilizzo, agevolata dal display orientabile per gestire al meglio l'inquadratura. Vai Greta! Per darvi qualche info in più, ora la sto utilizzando a 16 mm col braccio completamente esteso e la stabilizzazione attiva, stabilizzazione elettronica. Quello che state sentendo è l'audio registrato dall'enorme microfono posizionato sulla parte superiore della camera. Per continuare ad utilizzare il microfono in presenza di vento si può installare comodamente l'antivento direttamente dalla slitta. Questo invece è l'audio registrato con il microfono Sony. Torniamo per qualche istante a ieri sera. Mettiamo in carica le e-bike e nel frattempo un test in low light. In questo ambiente c'è davvero pochissima luce. Parametri tutti in automatico. Dato che stiamo parlando di energia elettrica, vorrei fare un piccolo ragionamento con voi. Eh sì, passo la vita a ricaricare cose. Pensate a quanti dispositivi energivori abbiamo in casa ed utilizziamo tutti i giorni. Quindi vorrei sapere se la mia bolletta è corretta e competitiva per pagare il giusto. Decifrarle è sempre più complicato, soprattutto col mercato libero di oggi, ma ho trovato la soluzione. Billo. Un'applicazione semplice e trasparente. Ora vi spiego come funziona. Carico la bolletta in formato PDF di luce o gas. Billo la controlla e mi avvisa con una notifica non appena ha terminato l'analisi. Ed ecco la pagella con un voto da 1 a 10. L'analisi è davvero accurata, verifica eventuali errori, che a volte ci sono, e confronta il prezzo con le tariffe presenti sul mercato. In questo caso ha dato 10. O la migliore offerta. Tenere d'occhio la pagella della nostra bolletta è fondamentale perché il voto può cambiare nel corso del tempo. Tutto questo servizio è gratuito e come fa a stare in piedi? Billo guadagna una piccola percentuale da ogni contratto sottoscritto. È affidabile e non ci proporrà per forza di cambiare piano, permettendoci di scegliere liberamente se cambiare o meno fornitore, senza mai effettuare chiamate indesiderate. Ma è andata diversamente quando ho caricato la bolletta del gas. Voto 1 di 10. In questo caso effettuerò il billo switch. Ci propone delle alternative con relativo risparmio, consigliando quella più conveniente in base alle nostre esigenze e alle offerte sul mercato. Cambiare gestore è facilissimo con Billo, ci assiste in ogni passaggio. Basta selezionare una delle offerte proposte e caricare i nostri documenti. Grazie Billo, scarica l'app per dare un voto alla tua bolletta. Torniamo alla recensione. Il design rimane pressoché invariato, il body pesa solamente 295 grammi, impressionante. Con questo setup la potremmo tranquillamente portare in tasca. Un bel upgrade è sicuramente dato dalla nuova batteria, quella grossa, la classica NPFZ100, la troviamo ormai su qualsiasi Sony. Batteria più grande significa alloggiamento più grande e un grip nettamente migliorato. Questo ci aiuterà sicuramente quando monteremo degli obiettivi più pesanti. Se volessimo un audio più professionale potremmo utilizzare un classico microfono, lateralmente troviamo l'ingresso, oppure per una soluzione ottimale un microfono Sony e sfruttare la slitta digitale.
il posizionamento dei tasti e delle ghiere rimane invariato, quello che cambia è il posizionamento della SD. Non è più nel vano batteria, ma è una posizione molto più comoda lateralmente. Cambia anche leggermente la posizione dei vari ingressi. Come sul modello precedente, non troviamo il viewfinder, questo perché è una macchina prettamente indirizzata per il mondo video. Tramite lo schermo orientabile, aggiungo anche molto luminoso, riusciremo a coprire qualsiasi situazione. Nonostante ciò, si possono scattare delle ottime foto in formato RAW. Per le mie esigenze sarebbe più che sufficiente, per un fotografo professionista forse no. Trovo molto comodo l'ingresso USB di tipo C, attraverso il quale la potremo ricaricare in modalità fast charge, ma anche collegandola ad un PC potrà diventare una webcam, oppure ci permetterà di streamare senza nessun adattatore o cose. Una funzione che utilizzo tantissimo è il tracking dell'oggetto attivabile dal tasto cestino. Qualora ci fossero due soggetti, trackerà quello più vicino alla camera. Per fare un paragone nel mondo dei droni, potremmo dire che è un Mini 4 Pro. Due prodotti che hanno in comune leggerezza, compattezza, trasportabilità e soprattutto facilità di utilizzo, pensati per un uso outdoor. Le novità più interessanti sono sotto alla scocca: nuovo processore e nuovo sensore. Naturalmente APS-C da 26 megapixel. Registra i video a una risoluzione massima di 4K, a un frame rate massimo di 60 fps, in 1080 fino a 120 fps, per degli slow motion incredibili. Scusa Sony se troverai un po' di fango sopra, ma non è che la uso in studio, una camera così. Vi voglio tutti in piedi. Da ora su questa camera è possibile registrare in 10 bit con un bitrate massimo di 200 megabit per secondo. Questa combinazione fa sì che abbia anche molta più gamma dinamica rispetto al modello precedente. E in più avremo a disposizione tutti i profili colore che troviamo sulle sorelle maggiori, come ad esempio l'S Cineton. È il profilo colore che utilizzo ormai da un anno, molto semplice da colorare e dà grandi soddisfazioni. I difetti del modello precedente sono stati colmati? Assolutamente sì, aveva grossi problemi di rolling shutter e grazie al nuovo sensore sono stati risolti. E questo piccolo dettaglio, soprattutto per registrare scene action, è importantissimo. Per quanto riguarda la stabilizzazione elettronica, vi lascio qualche test. In questo frangente sto utilizzando la camera senza stabilizzazione elettronica e a mano libera. Ho attivato la stabilizzazione elettronica, ovviamente avremo un leggero crop rispetto al modello precedente, gestita molto meglio grazie al nuovo processore più performante. Anche in questo caso è stata migliorata non di poco. Molto bene a livello di grip, come abbiamo visto in precedenza, un po' meno bene per i tasti che sono a filo con la scocca. Preferirei dei tasti a rilievo, più comodi e intuitivi. Parliamo di prezzi: rispetto al modello precedente sono cresciuti, avendo all'interno componentistiche di maggiore rilievo. Per acquistare il body, 1.100 euro. In kit con l'obiettivo 16-50, seconda versione, 1.200 euro. Un consiglio per chi si sta avvicinando a questo mondo potrebbe essere ancora oggi, nel 2024, un'ottima soluzione puntare al modello precedente, mentre per coloro che preferiscono qualcosa in più, magari non usano subito i 10 bit, questa potrebbe essere un'ottima soluzione che duri nel tempo. Per chi inizia, ritengo che sia un vantaggio avere un sensore APS-C, principalmente per i costi del body, ma soprattutto delle lenti. Infatti, il grande plus di questa camera e la possibilità di cambiare lente, e il parco ottiche Sony è in continua espansione. Copre qualsiasi esigenza, sia di prezzo sia di necessità. È talmente versatile questo obiettivo che si può tranquillamente utilizzare
per delle macro oppure dei super zoom. L'unico difetto che ho trovato è che se registriamo con la stabilizzazione attiva alla massima risoluzione in 10 bit, magari in S-Cinetone, eccetera, ha qualche problema di surriscaldamento. Verrà l'indicatore sullo schermo, non ha limiti, non si spegnerà, però sappiatelo. Diciamo che se dobbiamo registrare 1 ora e mezza in studio alla massima qualità, non è proprio la macchina ideale. Mi è piaciuta davvero molto, soprattutto per la qualità delle immagini che offre e la sua compattezza e portabilità. L'ho detto tante volte all'interno di questa recensione, ma sono le caratteristiche fondamentali di questo modello. Pensare che è ancora più piccola e leggera della mia Sony ZV-E1, lei è una full frame con cui ho registrato gran parte di questa recensione, è inconcepibile, per me era già minuscola quella. Brava Sony, ha fatto un bel concentrato di tecnologia, soprattutto per un content creator che inizia a avere tutta questa possibilità all'interno di una singola camera, è sicuramente un grandissimo plus. E poi poter scegliere l'obiettivo in base al contenuto che vogliamo creare è quello che ci voleva. Per tutti i dettagli, le varie informazioni, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate, potrebbe essere un'ottima soluzione prenderla come seconda camera. Magari abbiamo già una ZV-E1 e ci serve una camera di backup. È stato davvero un piacere, purtroppo devo ridarla indietro. Era solamente un test. Noi ci vediamo anche su Instagram in tempo reale e se non siete ancora iscritti, cosa state aspettando? Ci si vede nel prossimo episodio, nella prossima avventura. Ciao!